Intanto comincio subito ringraziando tutti voi che siete così numerosi questa sera. Avevamo tanta paura cominciando questa esperienza, che è un'esperienza assolutamente nuova, unica, perché noi pensiamo che il 17 febbraio non sia tanto soltanto una festa di Valdesi, ma sia una festa per la città, per la popolazione. Quindi benvenuto a tutti e a tutte. Come sapete, questa festa ricorda la data del 17 febbraio 1848, quasi 170 anni fa, quando il re Carlo Alberto firmò le cosiddette lettere patenti che riconoscevano ai valdesi i diritti civili. All'inizio di quell'anno, dunque, sotto la pressione delle forze liberali, il re Carlo Alberto concesse lo statuto, diventando così da monarca assoluto a monarca costituzionale, e concesse libertà ai valdesi prima e nel mese di marzo agli ebrei. No, i valdesi partono per tutta l'Italia, vanno dappertutto ad predicare l'Evangelo, perché era la loro fede, ma soprattutto ad aprire scuole prima che templi, perché eravamo convinti che soltanto uomini e donne alfabetizzati, che sapessero leggere e scrivere, potessero diventare cittadini consapevoli e credenti consapevoli. Serata davvero straordinaria, in cui la Chiesa Valdese ha inteso dedicare ai diritti di tutti l'accensione del tradizionale farol della libertà che ogni anno la vigilia del 17 febbraio illumina le valli per ricordare la concessione ai valdesi nel 1848. Dopo secoli di discriminazione e di tragedie che hanno colpito tanto la minoranza ebraica quanto quella valdese, oggi festeggiamo insieme l'anniversario della conquista della libertà religiosa in Italia, riaffermando anche con forza che il diritto all'uguaglianza deve andare di pari passo con il non meno essenziale diritto alla diversità. Su questo terreno, tuttavia, la strada è ancora lunga da percorrere. Grazie a tutti voi per averci donato questa possibilità di essere comunità, di guardarci negli occhi e di stringerci attorno a questo fuoco che per ora non si è ancora acceso. Grazie soprattutto per averci dimostrato ancora una volta che la differenza è una ricchezza, che non bisogna avere paura dell'altro, che non bisogna avere paura del diverso e che questo per ogni donna e per ogni uomo è il fondamento su cui dobbiamo costruire la nostra comunità. Grazie a tutti che avete partecipato e che vivete con noi questo momento. Grazie. La fine del Ramadan, il Natale cristiano, il Pride, il Diwali, la giornata della cultura ebraica, la rievocazione di Pietro Micca, eccetera, eccetera. Vogliamo che questi momenti diventino feste di tutta la città, feste della città per tutti e tutti. Vogliamo che tutte queste storie vengano raccontate e che contribuiscano a formare una storia che ci renda orgogliose e orgogliosi di Torino, della città in cui viviamo e lavoriamo. Sono arrivato io, si è acceso il fuoco. Lo spazio del Comitato Interfedi è la laicità delle istituzioni e il riconoscimento che tutte le esperienze di tutte le persone, comprese quelle che non credono e che non hanno una fede trascendente, ma che comunque camminano insieme a noi, tutti insieme siamo lì per costruire dei valori condivisi. Dobbiamo fare tesoro degli insegnamenti della storia e mantenere come faro che ci illumina la strada quella laicità perfettamente tradotta in parole nel primo comma dell'articolo 3 della nostra Costituzione, che vorrei leggere. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Grazie.